sabato 19 gennaio, presso la Biblioteca Renzo Renzi, Piff ha presentato il suo romanzo d'esordio Che Dio perdona a tutti. Ne abbiamo approfittato per fare due chiacchiere con lui. Questo è il tuo primo romanzo, ci puoi raccontare un po' la tua esperienza in merito? È stato veramente, cioè sto vivendo uno stato di grazia, nel senso che l'ho scritto senza, cioè speravo che andasse bene, ma non pensavo che andasse così bene, quindi dal speriamo che vada bene in poi prendo tutto, e quindi l'ho scritto senza la pressione della performance, che la gente si aspetta qualcosa, perché la gente non si aspettava niente, cioè non sapeva neanche che scrivesse il libro, quindi se andava male avrei negato di aver scritto il libro e continuavo la mia vita. Invece ora così sta andando benissimo, sono felice, ma so che se dovessi scrivere un secondo libro avrei l'ansia di prestazione, quindi è uno stato di grazia che vivo con piacere. Il tuo protagonista decide di vivere per 3 settimane da cattolico, nel senso stretto. Lo fa per amore, per conquistare Flora. Tu che rapporto hai con la fede? Ma io ormai da anni mi definisco agnostico, nel senso che ho avuto un'educazione cattolica dalle prime elementari suore, asilo elementari suore, liceo preti dai salesiani, per anni ho continuato a dire di essere cristiano cattolico, poi a un certo punto ho realizzato che non vado in chiesa, non credo ai miracoli, non credo a Satana, sono per l'unione dello stesso sesso, insomma c'è tutta una serie di cose che non condivido e che dovrei condividere se fossi cristiano, ho deciso di spostarmi al gruppo misto e andare a diventare agnostico, e dove però paradossalmente da quando sono agnostico comunque parlo più, penso più a Dio ora che sono agnostico che da quando ero cristiano in maniera automatica. Puoi parlarci anche un po' del titolo, cioè del detto siciliano per intero, che è futti futti che Dio perdona a tutti. E riassume in maniera molto, in sintesi, secondo me come l'italiano medio vive la religione. Ho dovuto per problemi linguistici sospendere il futti futti perché temevo che, perché in Sicilia e Calabria capiscono il senso, dalla Puglia in poi no, e allora per non spaventare le suore pauline che vendono libri e il mondo cattolico che è però il mondo di riferimento per quanto mi riguarda, ecco, ma io ho detto mettiamo i 3 puntini e poi gli vado a spiegare cosa si intende futti futti Dio perdona tutti.